Noi ci vediamo i nostri territori sotto assalto. Chiediamo che la transizione energetica venga regolamentata. L'innovazione crea sempre preoccupazione perché va saputa comunicare e soprattutto bisogna far capire i vantaggi. Le rinnovabili sono anche un'opportunità, non è che siano solo un problema. Guardate che magnifico orizzonte che rischia di essere compromesso da una selva di pale eoliche. Nell'area industriale di Porto Scuso, nel sud-ovest della Sardegna, la torre della centrale termoelettrica svetta accanto a una quarantina di pale eoliche. È una delle tre centrali sarde che, bruciando carbone o scarti del petrolio, producono il 75% dell'energia elettrica regionale. Intorno a me ci sono i simboli della sfida che ha intrapreso l'Europa, la fine delle fonti fossili e lo sviluppo delle energie rinnovabili. Il passato è il futuro, ma nel presente la gestione della transizione energetica scatena un'ondata di protesta. Giancarlo Ballisai, psicologo in pensione, è tra i fondatori di un comitato di residenti contro la speculazione energetica. Ci porta nel suo terreno a Porto Scuso, già in parte espropriato durante la costruzione di uno degli impianti eolici più grandi d'Italia, terminato nel 2011. In quest'area qui c'è un progetto per 213 ettari di impianto fotovoltaico. Dall'altra parte c'è un altro progetto di 73 ettari. Noi chiediamo che la transizione energetica venga regolamentata, rispettando i diritti dei residenti, dei proprietari terrieri, e che ci sia un ritorno economico. Partiamo verso il vicino comune di Nuraji Figus a incontrare un membro del comitato. Il terreno della sua azienda familiare rischia di essere espropriato. Ospiterà una sottostazione per raccogliere le energie prodotte dai nuovi impianti eolici e fotovoltaici. In questa zona sono previsti oltre 12 progetti. Ogni progetto prevede circa 1200 particelle in esproprio, una devastazione totale. Molte persone non sanno ancora niente, sono ignari di tutto. Senza questa terra, si preoccupa Venanzio, il futuro della sua famiglia è a rischio. Questo terreno è un'unica oasi rimasta in questo territorio, già devastato ed inquinato da altre realtà industriali. Ce lo esproprieranno con delle cifre risorie, da 0,58 centesimi a poco più di 2 euro al metro quadro. Chi viveva da questo non so con quale altra forma di sostentamento potrà vivere. 3 anni di ritardo nella legge nazionale sulle aree idonee hanno fatto esplodere le richieste per nuovi progetti. La Sardegna ha ricevuto oltre 800 domande, abbastanza per produrre 56 gigawatt di energia verde sui 6,2 che l'isola dovrebbe produrre entro il 2030 per arrivare a zero emissioni in Europa nel 2050. Ma di quanta energia rinnovabile ha bisogno la Sardegna? Quante di queste richieste potrebbero andare a buon fine? L'ho chiesto a uno dei maggiori esperti nazionali in materia all'Università di Cagliari. Oggettivamente siamo di fronte ad una massiccia richiesta di percorsi autorizzativi che sono ancora all'inizio. Non siamo davanti ad una invasione di impianti. Secondo Pilo, non più di una decina di gigawatt saranno realizzabili in Sardegna e serviranno principalmente al fabbisogno della regione, una volta chiuse le centrali fossili. Questi 6 gigawatt, che alcuni arrivano a stimare al 2050, dovrebbero essere 10, questo è il numero maggiore che può circolare, di questi 10, 2 gigawatt già li abbiamo realizzati, saranno in grado di coprire tutta la nuova domanda elettrica a transizione avvenuta. Se solo una parte di queste 800 domande andrà in porto, dove saranno allestiti gli impianti e chi deciderà? Da queste domande è nato un caso politico. La neoeletta presidente della regione ha bloccato da luglio tutte le autorizzazioni con una moratoria rapidamente impugnata dal governo.
ci siamo posti intanto il tema di arginare questa marea di autorizzazioni con una sospensiva che aveva il compito di prendere tempo, di costruire una legge regionale per le aree idonee, per le aree non idonee, per quelle ordinarie e per quelle vincolate. La Presidente intende utilizzare la moratoria per definire un piano energetico regionale e soprattutto per creare una società energetica locale. Noi abbiamo un'opportunità nella misura in cui l'energia elettrica la possiamo produrre e il prezzo lo fanno i produttori. La Sardegna ha la possibilità di avere un ruolo attivo e non di subire la gestione, la produzione di energia conto terzi. Nell'attesa di un piano energetico regionale e della definizione delle aree idonee, una quarantina di progetti autorizzati in precedenza sfuggono alla moratoria. Uno di questi è nel comune di Villa Cidro. Guardate la dimensione di queste pale. Sono destinate a uno dei 9 aerogeneratori del parco eolico di Villa Cidro, in fase di costruzione dopo 16 anni di iter burocratico e l'avallo di 3 amministrazioni comunali e nonostante questo oggi fortemente contestato. Antonio Muscas, ingegnere meccanico, è membro del comitato locale contro la speculazione energetica. È convinto che le multinazionali lascino solo briciole al territorio, facilitate da decreti statali. Le compensazioni non sono economiche, sono compensazioni in opere che possono essere la realizzazione di piste ciclabili. Si tratta comunque di compensazioni non obbligatorie che non possono superare mai il 3% dei proventi di questi impianti. Secondo Antonio, una giusta transizione energetica passa attraverso la revisione dell'intero mercato dell'energia. La produzione elettrica non può essere lasciata in mano ai privati. È necessario che qua reintervenga il pubblico perché il numero della potenza degli impianti deve essere adeguatamente calibrata rispetto alle nostre esigenze. Anche il mare sardo è finito nel mirino delle multinazionali e sugli impianti offshore è il governo a decidere. Ma manca ancora il piano nazionale di gestione dello spazio marittimo. Di fatto, l'iter dei progetti va avanti senza regole che indichino dove posizionare gli impianti e come. Sono stati presentati oltre 20 progetti per la realizzazione di impianti eolici offshore. 8 di questi potrebbero essere installati qui, al largo della costa dell'isola di San Pietro, sulle rotte dei Tonni e del Falco della Regina. È in fase avanzata l'iter dell'ICNUSA Wind Power, un progetto dietro al quale c'è anche la multinazionale a partecipazione statale Eni. La popolazione è schierata contro. L'impianto consiste di 42 megapale eoliche di 285 metri di altezza nel punto più elevato. È un'isola di 30 km di lunghezza e 10 km di larghezza. Quindi, secondo noi, ci sarà un impatto devastante e irreversibile sull'ambiente marino. L'amministrazione di Carloforte ha espresso pareri negativi sui progetti offshore. Le richieste del comune sono state per il momento ignorate. Non è neppure possibile leggere per intero tutta l'istruttoria della pratica perché alcune parti sono state coperte e quindi non si riesce ad avere bene chiara quali siano gli studi a supporto delle loro conclusioni sul fatto che gli impatti in realtà sarebbero nulli o comunque assolutamente limitati e che poi sarebbero di breve periodo. Cinquant'anni è grosso modo la durata di vita di questi impianti che si costruiscono oggi. Come saranno queste coste e questi territori tra 50 anni? Qui in Sardegna e in Europa popolazione e territorio pagano già gli errori del passato, anche nel nome delle energie rinnovabili. Riparare il danno è oneroso e non sempre possibile.